37 le scuole che hanno aderito al progetto, 119 le classi ed oltre 2000 gli studenti coinvolti nelle 500 ore dedicate all'educazione stradale. Si è concluso con il saggio di fine anno all'Arezzo Fiere Congressi Arrivare Sicuri, progetto promosso dall'amministrazione comunale di Arezzo. Una bella sede nella quale i ragazzi hanno la possibilità di vedere in modo proprio evidente tutti quelli che sono, diciamo, i mezzi delle forze dell'ordine, tanti altri, ma anche quella che è il vero cuore della giornata, che è la scuola di guida sicura. Una bellissima iniziativa che, devo dire, permette a questi ragazzi di approcciare alle regole della strada in modo divertente. La regola fondamentale per parlare a un ragazzo non può essere l'elemento della complicatezza. Tu gli devi far passare il messaggio in modo tale che lui lo percepisca come una cosa condivisa. È l'elemento della condivisione quella cosa importante. Qui oggi c'è la condivisione di un percorso simpatico, bello, ma intelligente, che rimarrà, si diventerà nelle teste di questi ragazzi e li farà diventare automobilisti coscienti quando prenderanno la patente. Gli alunni che hanno partecipato all'evento conclusivo hanno potuto ripassare le regole apprese in classe durante le attività pratiche, grazie a percorsi pedonali e mini quad. Arezzo sicuramente rappresenta un'eccellenza a livello nazionale proprio per la sensibilità e impegno di enti e istituzioni nell'intervenire nelle scuole, tant'è vero che c'è un progetto coordinato e organico di tutti gli enti e istituzioni della provincia d'Arezzo proprio per intervenire nelle scuole.